Nome e cognome. Corrado Bianconi. Età. 20. Ruolo. Alla grande. Soprannome. Bianco. Città di nascita. Domodossola. Squadra del cuore. Inter. Mora o bionda? Pop Bionda. o rock? Pop. Mare o montagna? Mare. Libri o videogiochi? Videogiochi. Un tuo pregio. Simpatia, spero. Un tuo difetto. Il naso. Sotto di un punto, mancano 2 secondi. Sei marcato. Passi o tiri? La passo, la passo. Sogno nel cassetto. Ma diventare un giocatore ad alti livelli. Cosa non deve mancare mai? La compagnia, la salute. Cosa ti fa davvero arrabbiare? La falsità delle persone. Capodorlando mi piace per... Ma per il posto, il mare, le persone molto simpatiche. Cosa pensi di compagni e staff all'Orlandina? Penso per ora che siano delle brave persone, poi vediamo. Cosa pensano loro di te? Penso bene. Sei sicuro? No. Vediamo. Corrado penso che abbia il fisico più grosso e scolpito che io abbia mai visto nella mia carriera di allenatore, sinceramente. Corrado's our best player. Yeah. Corrado è tutto scemo. È un ragazzo, diciamo, che cerca sempre femmine. Un appello a tutti i ragazzi di Capodorlando, siccome Corrado è qui da poco, si sente un po' solo, chiunque voglia fargli compagnia si mette in contatto con l'addetto stampa o la società, insomma, viene fornito il numero così almeno tutti i ragazzi interessati a Corrado possono fargli compagnia. Corrado, sei uno dei peggiori giocatori di FIFA nella PlayStation e di ping pong che abbiamo mai visto. Corrado, acqua o bagno e vento asciuga. Corrado Bianconi, il più grande giocatore di 3-7 col morto che la terra abbia mai visto. Di Bianconi cosa posso dire? Posso dire che si è presentato in punta di piedi, voglioso di allenarsi, poi pian piano ha cominciato a pensare meno al basket e pensare più alle ragazzine. Quindi lui era continuamente alla caccia di queste donne qua, ne cambiava una tutte le sere, col risultato che durante gli allenamenti accusa tutti i giorni un male nuovo, la rotula, il tendine. Questo non si allena mai. Questo non è veramente ha cambiato modo di essere, non è più un giocatore di basket. Questo è diventato un gigolò e quindi dovrà iniziare la vita di gigolò, non quello della pallacanestro, non è il suo lavoro. Volevo ringraziare tutti i miei compagni di squadra per le belle parole, siete delle merde, e salutare tutti i tifosi e niente, augurarvi una buona giornata.